il Presidente del Consiglio dei Ministri, dottor Matteo Renzi. Signor Sindaco, signor Presidente della Regione, magnifico Rettore, signor Presidente della CRUI, rappresentante degli studenti, rappresentante delle lavoratrici e lavoratori dell'Università, signor Direttore Generale, esponenti del Governo, caro Dottor Micichè, autorità tutte, cittadine e cittadini, grazie di cuore per questo onore di essere qua. Il sovrintendente Giambrone più volte mi ha detto che questo è per lui il teatro più bello del mondo. Non che altri sovrintendenti non affermino la stessa cosa, ma possiamo dire con una qualche ragione che nella short list dei più belli sicuramente il Massimo ha tutte le caratteristiche per stare da assoluto protagonista. Ed è questa bellezza che oggi in qualche modo veglia sull'inaugurazione dell'anno accademico, per il quale innanzitutto rivolgo un pensiero ai docenti, agli studenti, a chi quotidianamente vive l'università come luogo del confronto, del dialogo, del lavoro. Rivolgo un pensiero ai docenti, a cominciare dai docenti illustri che hanno varcato le aule della vostra prestigiosa università, e direi di iniziare dal docente che in questo momento rappresenta tutti noi, cui va il mio reverente saluto, il Presidente della Repubblica, professor onorevole Sergio Mattarella. Io sono molto incerto, perché ho un lungo discorso con tutti gli appunti che i tecnici del Ministero e il Ministro stesso, il Sottosegretario, mi hanno consegnato circa la necessità di discutere nel merito della Università. E devo dire che l'intervento del Professor Mica, l'intervento del magnifico Rettore, in qualche modo ci ha stimolato. Da un lato l'elenco delle notizie positive, più 15% di immatricolazioni, un desiderio di lavorare, una grande energia, l'entusiasmo, il desiderio profondo di tornare ad essere concepiti e visti a livello universitario come il punto di riferimento della scommessa del Paese. Dall'altro l'individuazione concreta, puntuale dei problemi, il taglio che nell'ultimo decennio è stato devastante alle risorse dell'Università. Non dico che non vi fossero delle motivazioni per le quali le baronie da un lato, gli eccessi burocratici dall'altro, ma anche le connivenze talvolta del sistema politico e di alta dirigenza con, in alcuni rari, ma negativi casi, con casi di mala gestio, ha portato oggettivamente a un clima negativo della nostra università e delle nostre università. E questo ha giustificato agli occhi dell'opinione pubblica un taglio che è stato molto più dannoso di altri. Intendiamoci, la cultura dei tagli ha fatto male praticamente ovunque, perché mentre la cultura della revisione della spesa è sacrosanta, la cultura del taglio indiscriminato provoca una ferita non facilmente rimarginabile e risarcibile. Cerco di essere esplicito. Se i centri di spesa del Paese vengono ridotti e si introducono dei costi standard e un ecografo costa nello stesso modo in tutta Italia, cioè il prezzo più basso, questo è un fatto straordinariamente positivo. Sta accadendo, sta avvenendo, ancora non con la velocità che vorremmo, ma sta avvenendo. Se invece si decide di tagliare, non parlo dell'università per il momento, ma sulle infrastrutture, come si è fatto passando da 40 miliardi di investimenti pubblici nel 2007-2008 al 2012-2013 20 miliardi di euro per ogni anno in nome della cultura dell'austerity, è evidente che il danno è un danno strutturale al nostro Paese.
Ha ragione il dottor Micichè quando ricorda e evidenzia la necessità di avere tempi certi per poter reperire risorse nuove, anche in modalità originali rispetto al passato. Ma non avendo nel passato fatto gli interventi necessari alla semplificazione burocratica, non avendo dato la certezza dell'investimento, mancando tanto la riforma della pubblica amministrazione quanto quella della giustizia, è evidente che anche questa possibile leva non è stata esercitata con la potenza e con la forza che sarebbe stata necessaria. Dunque è giusto avere un'attenzione rilevante ai costi pubblici, ma contemporaneamente l'università è stato il luogo nel quale si è tagliato in modo più dissennato. Ora, io non vengo a fare promesse e, anzi, non vengo neanche a fare l'elenco delle cose fatte di quelle che stiamo facendo. Nel senso che le considerazioni che ella ha espresso, magnifico rettore, circa la necessità di superare un turnover profondamente difficile da accettare, penso in particolar modo alle realtà dei giovani ricercatori, alla certezza per i giovani ricercatori, perché poi prima ancora che la stabilità, quello che è fondamentale è la certezza di avere ogni anno tot concorsi, la certezza che questi concorsi siano veramente liberi e aperti, la certezza di poter dire io conto su questo, poi se non ce la faccio pace, vado a fare altro, ma perlomeno so di potermela giocare, anche semplicemente una certezza direi cronologica, di calendario, è un punto fondamentale. Su tutti questi temi richiamo alla straordinaria collaborazione che abbiamo impostato con lei, con voi, con la CRUI. E ricordo che se nel corso della legge di stabilità 2016 siamo riusciti finalmente a mettere la parola stop ai tagli e anzi è iniziata la curva di crescita, per cui il fondo di finanziamento ordinario stabilizzato lo scorso anno a 6,9 miliardi è destinato a salire da qui al 2018 fino a 7,3 miliardi, è un punto di riferimento certo. Altrettanto importante è il piano straordinario per l'assunzione di professori di prima fascia, l'aumento della quota premiale sull'università, l'aumento del fondo del diritto allo studio che vede poi nel 2017 nella legge di bilancio appena approvata un ulteriore fondo che credo particolarmente significativo sulla no tax area che porterà 85 milioni a regime in più, sostanzialmente si passerà da 175 mila esenti a normativa vigente a 210 mila, un aumento non banale. Sono tutte questioni che vi lascio agli atti, nel testo che consegnerò al magnifico rettore, e parlo di altro. Perché? Perché, caro magnifico rettore, qual è il vostro ruolo oggi qui a Palermo? Qual è il vostro ruolo oggi qui in Sicilia? Qual è il vostro ruolo oggi qui in Italia? Perché altrimenti ogni tipo di discussione rischia di essere semplicemente tecnica e tecnocratica. Ha ragione Micichè quando dice che stamani mattina mi sono fermato anche un po' troppo, avevo capito che era le 10:30, mi scuso, di fronte al cielo di Palermo. Goethe nel suo viaggio in Italia scrive che chi ha visto una volta il cielo di Palermo non potrà mai più dimenticarlo, ed è profondamente vero, nel senso che particolarmente stamani mattina c'era una giornata ben diversa anche semplicemente da quella di ieri. Ma credo che il valore straordinario della vostra città non stia tanto nel cielo quanto nell'incrocio di strade, di storie, di tradizioni. È bello che il Graduation Day veda il percorso arabo-normanno, che già detta così è una contraddizione in termini che soltanto Palermo può contenere nella sua meraviglia, l'incrocio di civiltà, altro che lo scontro di civilizzazioni. E Palermo da questo punto di vista è la città della complessità, sotto tutti i profili, anche nel racconto esterno è la città della complessità. Io ho scelto di fare il G7 in Sicilia perché un'autorevole personalità del mondo politico mi ha detto che a Palermo in Sicilia c'era solo la mafia. E avendo scelto di fare il G7 in una importante città del centro Italia, diciamo tra Bologna e Roma, potete immaginare quale potesse essere la nostra valutazione originaria, aver cambiato e aver portato il G7 in Sicilia non è stato un fatto organizzativo o burocratico, ma è stata la scelta di rispondere che la visione, il destino, la tradizione di queste terre è ben più forte e significativo di quel racconto superficiale
direi banale e per alcuni aspetti stereotipato, che in tanta parte del mondo ancora esiste e che in tanta parte d'Italia rischia di esservi senza una strategia diversa da parte di tutti noi. Allora, qual è il ruolo delle università e della vostra università oggi nel mondo della complessità? Provate banalmente a mettere in fila le considerazioni che avete espresso voi stessi questa mattina da questo podio, le contraddizioni e le straordinarie occasioni che il nostro tempo ci dà. È cambiato il confine di tempo. Lo raccontava in modo molto chiaro il dottor Meccichè qualche istante fa. È cambiato da tutti i punti di vista il tempo. Oggi noi viviamo eternamente interconnessi, verrebbe da dire iperconnessi più che interconnessi. Su tutto siamo costantemente collegati. Viviamo quasi con un'ansia il momento nel quale per un istante non c'è campo. Siamo talvolta più una chat che una comunità e siamo profondamente convinti che le informazioni in tempo reale siano un elemento di straordinario progresso. Io ne sono certo. Contestualmente credo che la profondità, il senso del bisogno di un momento di maggiore approfondimento sia un elemento chiave del futuro del nostro Paese. Il tempo vede da un lato tracce di memoria non eliminabili dalla rete, drammatico il caso di qualche settimana fa di una giovane che si è tolta la vita perché autrice di una video che poi non è più riuscita a eliminare dalla rete, che è diventato virale, e dall'altro hai le maggiori realtà di messaggistica che stanno scommettendo da un lato sulla privacy, dall'altro sulla eliminazione immediata. Snapchat è quella che va più forte oggi e nel giro di 24 ore viene totalmente cancellata. Il concetto stesso di tempo, quelli bravi a livello religioso, prima ancora che filosofico, potrebbero richiamare per alcuni aspetti, con un accostamento che non suoni blasfemo, il già e non ancora, è visto oggi come uno dei grandi confini totalmente diversi rispetto al passato. Snapchat e la memoria digitale. Il presente continuo, dove tutti noi viviamo nel presentismo più totale, per cui non si fa in tempo a immaginare una visione, un orizzonte, un futuro che immediatamente dobbiamo rispondere a ciò che è accaduto, alla notizia di ieri sera, il giornale di stamattina, che poi è quello che hai già visto ieri sera sull'iPad, è già vecchio, perché nel All News 24 Hours tutto è velocissimo e tutto si mangia con una rapidità impressionante, e dall'altro il bisogno di qualcosa di solido che resti. Qual è il ruolo dell'università in questo scenario? Dare profondità, educare alla qualità, raccontare che c'è bisogno di maestri e mostrare i maestri, c'è un grande bisogno di maestri, mai come in passato, in questo tempo di fluidità e di liquidità permanente. E dall'altro lato c'è bisogno di un'università che abbia il senso della visione, dell'orizzonte, e non soltanto del presentismo e della quotidianità. Sì, però se voi del governo non ci tirate fuori i fondi, cosa vieni a raccontarci grandi storie sulla necessità dell'orizzonte? Io vengo a dire che l'Italia ha bisogno delle università e della vostra università nel raccontare una visione in un tempo in cui sembra prevalere soltanto la divisione. La divisione anche in politica, non soltanto in Italia, la cultura dell'odio, dell'intolleranza, la cultura del rispetto sembra aver lasciato il passo alla cultura del rifiuto dell'altro. Guardate che cosa sta accadendo nelle elezioni degli Stati Uniti d'America. Per la prima volta c'è un candidato che dice: io accetterò il risultato soltanto se vinco io. Che è un metodo molto infantile, il pallone è mio, lo porto via se le cose non vanno come dico. Ma è per noi è più facile che spunti un sorriso, perché abbiamo già avuto vicende di contestazioni, di divisioni. Ma se ci pensate, è la negazione dell'idea stessa della democrazia americana, che si basa su quel momento straordinario del discorso della concessione, della telefonata della concessione. Qualche giorno fa il Presidente degli Stati Uniti, rispondendo a una domanda su questo, ha espresso con una chiarezza impressionante, direi da professore di diritto, da studioso di diritto quale egli è,
il senso del discorso della concessione, della telefonata della concessione in quel sistema istituzionale. E chi di voi ha modo di leggere la lettera a mano che George Bush lascia a Bill Clinton nel 1992, i social l'hanno ripubblicata recentemente, scritta a mano, troverà dopo una campagna elettorale devastante, quella del 92, ricordate, dove Bill Clinton vince soltanto grazie alla terza candidatura, quella di Ross Perot, dell'Indipendente, troverà delle frasi che sono di una bellezza e di una passione profonda. O ancora il discorso della concessione che Al Gore fa a George W. Bush nel 2000, dopo una vicenda molto complicata e molto delicata. Perché vi racconto questo? Perché vi dico che il mondo fuori da qui è un mondo di divisione. Lo è in Europa, cresciuta con il grande sogno dell'abbattimento dei muri e che oggi vede quei paesi dell'Est che sono stati salvati dalla filosofia di chi ha ucciso e distrutto i muri, cercare di ergere e di innalzare nuovi muri nella convinzione che l'altro sia un pericolo e un problema. O se ci pensate anche in Italia, non voglio fare polemiche qua, da Palermo, ma quando gli amici svizzeri, sbagliando profondamente, mettono dei limiti ai nostri lavoratori frontalieri, il commento più cattivo, ma chiaro che ho visto è che a forza di fare il separatista, il secessionista, il leghista, trovi sempre qualcuno più a nord di te che fa più il separatista, il secessionista, il leghista di te. È un principio che è culturale, filosofico, prima ancora che politico. È l'idea che l'altro costituisca per me un elemento di preoccupazione e di pericolo. Cosa può fare l'università, caro magnifico rettore? Darci un orizzonte, darci una visione, essere luogo crogiuolo di dialogo, di dibattito, di ascolto, di condivisione, di consapevolezza, senza la pretesa di avere la verità in tasca. Un grande siciliano, nel berretto a sonagli, scriveva: ah no, volti la pagina, signora, se lei volta la pagina, vi legge che non c'è più pazzo al mondo di chi crede di aver ragione. Ma quando Pirandello scriveva questo, forse non immaginava lo straordinario e devastante messaggio di chi dice che la verità ha la stessa radice della viralità nel tempo dei social media diffusi. Non è così, ovviamente. Non importa essere studioso di latino per sapere che la radice è profondamente diversa. E non è vero che ciò che è virale è vero, come ha scritto qualcuno qualche tempo fa, ma che ci sia chi lo pensa porta a immaginare che i social media, anziché essere soltanto un grandissimo fenomeno di occasione di confronto, diventano in alcuni momenti una cloaca mediatica che permette a tutti di esprimere il proprio disgusto e disprezzo per gli altri. Ne ha fatto la spesa in queste ore una delle giovani donne che ho avuto l'onore di accompagnare, alla Casa Bianca in occasione dell'ultima cena di Stato che il Presidente degli Stati Uniti ha offerto a un paese, ha offerto all'Italia. Dovendo scegliere, ho pensato che potesse essere un messaggio bello che accanto alle delegazioni istituzionali vi fosse una delegazione di donne composta dalla principale scienziata italiana, non me ne vogliano gli studiosi e i professori di queste materie. Credo che Fabiola Gianotti però possa essere considerata ampiamente la più autorevole scienziata italiana. Oggi direttrice del CERN, una delle istituzioni più rilevanti, più importanti, più significative. Una donna di cultura, quale Paola Antonelli, che al MoMA cura alcuni settori molto importanti di quella prestigiosissima istituzione internazionale. Una donna della vostra terra, il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, per dire che se l'Italia ha dei valori che non tutta Europa può comprendere, questo non vuol dire che noi ce ne vergogniamo, anzi ne siamo fieri e particolarmente orgogliosi. E una donna di 19 anni, che si chiama Bebe Vio, e che dopo aver subito un dramma notevole all'età di 11 anni, è stata capace di ripartire, è diventata campionessa paralimpica di scherma ed è una donna che con il suo entusiasmo straordinario rende l'Italia un posto migliore. Bene, il fatto che
i social in queste ore, in questi giorni, abbiano descritto queste donne, in particolar modo Bebe Vio, per motivi che non voglio neanche citare, con l'atteggiamento violento che hanno avuto, dimostra che il compito dell'università non è quello di mettere sotto controllo i social, ovviamente, ma è quello di educare alla qualità, alla profondità, al pensiero, alla riflessione. E il fatto che siamo nella stagione dei 140 caratteri non può farci dimenticare che compito dell'università è quello di creare un carattere, che è quello della forma mentis di una persona, dello spirito di passione, di entusiasmo, di energia di una persona. Io penso che questo sia il vostro ruolo, magnifico rettore. Penso che questo ruolo non sia un ruolo soltanto per le facoltà umanistiche, ma sia per tutti. Nel tempo degli algoritmi, qualcuno dice che noi siamo ormai cibo per algoritmi, perché nel tempo dei big data tutto è profilabile, tutto è cifrabile, tutto è comprensibile, tranne poi scoprire che non si rendono conto di quello che accade il giorno dopo. Ma è comunque interessante, una trasformazione significativa che riguarda anche il mondo politico. Nel tempo dei big data c'è bisogno di tornare ad avere una profondità del pensiero, di cui la vostra università può essere interprete. E questo vale particolarmente a Palermo in Sicilia. Io ho una visione di questa terra che probabilmente non è una visione che va per la maggiore. Un uomo nato in questa terra, peraltro passato anche da Firenze, come Elio Vittorini, scriveva che abbiamo bisogno non più di una cultura che consoli nelle sofferenze, ma di una cultura che protegga dalle sofferenze, che le combatta e che le elimini. A mio giudizio, questa terra ha bisogno di riflettere su se stessa e di ragionare sul proprio futuro, uscendo dal binomio di quelli che pensano che la strategia sia la rassegnazione e dall'altra di quelli che pensano che ci sia un generico ottimismo. Nessuna delle due strategie ha un senso. Occorre avere consapevolezza di che cos'è il mondo globale oggi. Noi abbiamo avuto per anni l'impressione di essere alla frontiera di una cortina di ferro, era qualcosa più di un'impressione. Su questa frontiera della cortina di ferro però si giocava una partita chiara. Due blocchi, la NATO e il patto di Varsavia. Oggi quel mondo non c'è più. La NATO quest'anno si è riunita a Varsavia. Intervenendo è la prima cosa che ho detto scusate, capisco che siete tutti belli, soddisfatti. A me questa cosa continua a colpire perché mia mamma mi ha sempre insegnato che da una parte c'era la NATO, dall'altra quella del patto di Varsavia. È accaduto tutto in 20 anni. La storia ha fatto gli straordinari. In questo scenario però si sta aprendo un nuovo fronte geopolitico, che è quello del Mediterraneo. E la vostra regione ha un ruolo fondamentale, non solo per la collocazione, ma per la qualità culturale ed educativa che nel corso dei secoli ha sempre espresso e che talvolta noi ci dimentichiamo di ricordare a noi stessi. Siamo un paese, e per alcuni aspetti siete una regione, che ha un potenziale pazzesco e che ha un gigantesco problema di autostima. L'Italia ha un problema di autostima. L'Italia non si rende conto di come è percepita nel mondo e continua a farsi quotidianamente l'elenco delle cose che non funzionano, che sono molte di più di quelle che pensiamo. Ve lo posso garantire dopo 2 anni e mezzo a Palazzo Chigi. Sono molte di più di quelle che pensiamo. Ma abbiamo anche degli assets, delle possibilità, delle opportunità che sono impressionanti. Il mondo chiede bellezza, chiede qualità, chiede capitale umano, chiede luoghi nei quali star bene in una dimensione di approfondimento. Il mondo chiede cultura. Cultura che, ha detto un professore della vostra scuola, Cesare Brandi, uno dei più grandi esperti di storia dell'arte, non è erudizione. La cultura è solo quella che, entrando a far parte della conoscenza, accresce la coscienza. Questo è il ruolo della Sicilia, del Mezzogiorno e dell'Italia nei prossimi anni. In un mondo in cui pensano che valgano soltanto i numeri, io sono assolutamente convinto, spero di non sbagliare, che i veri valori che sono in ballo e in gioco sono i valori della idealità, della cultura, dell'educazione, della conoscenza, della coscienza.
E allora da questo punto di vista noi abbiamo bisogno di un'università che ci stimoli, che ci dica le cose che non vanno, che si faccia sentire, che sia protagonista, che non ceda alla cultura della rassegnazione. Le do atto, magnifico rettore, dell'impegno di questi anni. E so che da parte nostra vi è la necessità di una maggiore attenzione, perché tutto quello che ho detto ha un senso se accanto al grande disegno ideale e teorico vi sono poi dei fatti concreti. Noi il 16 novembre saremo qua, in Sicilia, con il Ministro delle Infrastrutture, a fare un giro puntuale, concreto, di tutte le infrastrutture aperte, perché la prima infrastruttura necessaria, lo ricordava il dottor Micichè, è quella che permette a un paese di non essere un paese abbandonato, disconnesso, senza campo, senza rete, si sarebbe detto. E quindi valgono le infrastrutture viarie e quindi valgono le infrastrutture tecnologiche. Quindi questa parte noi ce la mettiamo. In legge di stabilità ci sarà di nuovo la possibilità degli sgravi per le assunzioni in una terra che è piegata, no, ma forse piegata sì, dalla mancanza di posti di lavoro, in particolar modo per i più giovani. E quindi quegli incentivi che sono stati decisivi per il buon risultato del Jobs Act torneranno in tutte le regioni del Sud e solo nelle regioni del Sud attraverso l'utilizzo dei fondi PON. Ci sarà un lavoro sempre più forte di presenza e coinvolgimento delle grandi aziende, delle grandi realtà. Interpreto il G7 in questo modo, come una gigantesca operazione sul brand Taormina, certo, ma sul brand Sicilia. Magnifico rettore, lei ha parlato di brand e io sono d'accordo con lei. Tutte le operazioni di successo degli ultimi 10 anni si sono accompagnate da una brillante storia di comunicazione. L'iPhone non sarebbe mai stato l'iPhone se non avesse avuto Steve Jobs capace di raccontare una storia credibile. E quelli che dicono che la comunicazione è una cosa diversa dalla realtà non si rendono conto che senza una buona storia anche il prodotto migliore non sarà mai venduto. Senza una buona storia da raccontare, la Sicilia continuerà ad avere un quinto dei turisti delle Baleari o delle Canarie, pur avendo gli stessi chilometri di costa ed essendo, lasciatemelo dire senza alcuna piaggeria, decisamente più bella, più ricca di quei turismi che vanno dal enogastronomico fino al culturale. Non è stato un caso se abbiamo voluto firmare il patto per la regione con uno sfondo che non molti si possono permettere, che è la Valle dei Templi e l'Agrigento. E non è un caso se il logo del G7 porta quel teatro greco che, dialogando con l'Etna e col mare, lascia senza fiato, non soltanto per la musica che vi si può ascoltare con l'acustica che conosciamo, ma anche per il senso stesso della missione e dell'identità di una terra e di un popolo. Insomma, e concludo, noi abbiamo bisogno di uno sguardo diverso sulla nostra terra. E per farlo c'è bisogno, caro magnifico rettore, di voi professori, di voi ragazzi e studenti. Sì, certo, c'è bisogno di aumentare i fondi per l'università, l'abbiamo detto, lo stiamo facendo, io sono molto fiero e orgoglioso di questo. Ma c'è bisogno innanzitutto di un cambio di passo culturale. Quando mi sento dire costantemente che il nostro atteggiamento sulla positività dell'Italia è una sorta di training autogeno per convincersi che va tutto bene, mi indigno. Avrei voluto mostrarvi i giardini della Casa Bianca pieni di persone innamorate, non del governo italiano, credo che ignorino anche l'esistenza o perlomeno la composizione del governo italiano, ma di ciò che l'Italia rappresenta nel mondo, e sentire un brivido profondo di emozione quando la parola Italia risuona non soltanto a Washington ma in tutti i luoghi nei quali ci rechiamo. Il mondo si aspetta molto da noi. E noi che cosa stiamo aspettando per poter tentare di vincere questa cultura della rassegnazione? Perché è facile fare l'elenco delle cose che non vanno. È facile trovare le cose che non vanno. È più difficile, ma più bello provare a cambiare le cose che non vanno. Questo è il motivo per il quale nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, la sfida che sempre più noi dovremo portare dalla nostra terra è quella per un'Europa che si metta in moto, per un'Europa che smetta di chiudere gli occhi di fronte a ciò che accade nel Mediterraneo, per un'Europa che capisca che la cultura dell'austerity ha fatto dei danni innanzitutto a se stessa, per un'Europa che smetta di pensare che se due paesi si trovano e si mettono d'accordo, beh, a quel punto tutti gli diciamo di sì perché sono i paesi più importanti, per un'Europa che sia consapevole che di fronte ai grandi drammi geopolitici non bastano i comunicati stampa in cui si minacciano o paventano chissà quali soluzioni
occorrono le strategie di lungo periodo, occorre la visione di lungo periodo, ma questa Europa ha bisogno di una grande capacità culturale e del rifiuto della cultura della rassegnazione, quella disincantata rassegnazione che ha portato alla perdita dell'autostima della vostra regione e del nostro paese. Ho fatto dunque un discorso ben diverso da quello che avevo immaginato e me ne scuso con voi. Noi come governo stiamo investendo più soldi di tutti gli ultimi governi, non sono ancora sufficienti. Non sono ancora sufficienti. È inutile continuare a dire che va bene mettere 2 miliardi in più sulla sanità quando fortunatamente viviamo più a lungo. E vivendo più a lungo è chiaro che ci sono malattie nuove. Noi abbiamo messo 2 miliardi di euro in più sulla sanità. Ma pensate che questi 2 miliardi possono essere immediatamente impiegabili nei farmaci oncologici di nuova generazione, che ancora non guariscono il cancro, ma che permettono 4-5 anni di vita media in più alle persone. Non stiamo parlando di 4-5 settimane, stiamo parlando di 4-5 anni. Nei farmaci legati all'epatite C, che permettono di guarire nel 96% dei casi, nel grande tema dei vaccini, dove la scienza sembra talvolta fermarsi di fronte a improbabili complotti, a chi tra le scie chimiche e le scie comiche continua a negare la realtà dei fatti, cioè che la medicina e la ricerca ci stanno aiutando a stare meglio, non peggio. Ma accanto a questo, accanto all'investimento sulla sanità, è evidente che i soldi non saranno mai sufficienti in un paese che è diventato il secondo paese per longevità al mondo. È evidente che i soldi per la scuola, su cui si discute perché forse non andava bene farla in quel modo, bisognava farla in un altro, certo io avrei fatto, ben altre sono le esigenze, sono denari che possono essere più o meno apprezzati, ma sono più soldi messi sulla scuola, ancora non sufficienti. E allo stesso modo vale per l'università, caro magnifico rettore. Sì, i primi denari che segnano un'inversione di tendenza sono stati messi. Io però vorrei sfidare voi, e chiudo su questo. Da un lato, sfido lei, i suoi colleghi, il presidente della CRUI, noi ci siamo. Noi pensiamo che voi siate il futuro del paese. Un paese che taglia sulla propria classe docente e sui propri studenti non ha futuro. Però aiutateci anche voi a vincere le resistenze interne al vostro mondo. Perché l'idea che sia soltanto la politica, in che sia stata soltanto la politica in questi anni il problema, non è vera. Non corrisponde alla realtà. La politica in questi anni è stata sicuramente per molti aspetti uno dei problemi, ma anche la classe dirigente del Paese ha avuto responsabilità, da commentatori alla classe accademica a chi a vario titolo sul territorio ha perso l'attimo. Allora noi facciamo la nostra parte e dobbiamo cambiare innanzitutto noi, ma anche voi vincete le resistenze interne. Mostratevi capaci di competere nel mondo come siete. Avete qualità che sono straordinarie, intelligenze e cervelli che sono fantastici. Aiutateci a buttare giù un provvedimento che semplifichi e liberi l'università dai vincoli della pubblica amministrazione, ma siate poi responsabili delle risorse in modo trasparente, in modo pulito, senza alcun elemento di dubbio, di nepotismo e di connivenze con sistemi che sono sistemi profondamente sbagliati. Su questo punto vi sfido. E sull'altro vi chiedo una mano dal profondo del cuore. Questo paese sta cambiando, ha uno spazio che è straordinario. Girando per il mondo vengono i brividi a pensare a quello che possiamo fare. C'è un mondo qua fuori che chiede un'Italia bella, che sappia creare le start-up, che sappia avere ritmo, direbbe Michiquet, che sia patriottica, con la P maiuscola, smetta cioè di parlare male soltanto del nostro paese. E provi costantemente e quotidianamente ad avere l'orgoglio di essere una grande nazione con una grande tradizione, ma anche con un grande futuro. Se l'Università di Palermo sarà in grado di aiutarci in questo, non farà soltanto il bene degli studenti che la frequentano, farà il bene del nostro paese e di questa regione. Io, mai come adesso, sono convinto che il tempo dell'Italia non è il passato. Mai come adesso sono convinto che la nostra forza non è soltanto la bellezza dei nostri paesaggi. Io sono assolutamente certo che la qualità delle relazioni umane e della capacità educativa che noi abbiamo potrà permetterci di avere un futuro all'altezza dei sogni più belli. La condizione è che non chiediamo a qualcun altro di risolverci il problema,
la condizione che ciascuno di noi si metta in gioco. Vi auguro un buon anno accademico, viva Palermo, viva l'Università di Palermo e viva l'Italia!